questo a pagina 3 della proposta di delibera. E noi vorremmo sottolineare una volta di più, nonostante ci sia un bando attualmente ancora in corso per individuare questa figura, che a nostro avviso questa figura non serve. E come dice il TUEL, la figura del direttore generale è facoltativa per i comuni che superano i 100.000 abitanti. Noi abbiamo già sotto gli occhi, e penso anche sotto gli occhi di tutti i cittadini, quali siano gli effetti che ha portato avere la figura del direttore generale nel comune di Venezia, e quegli effetti ha portato addirittura avere un vice direttore generale, perché lo ricordo, la vecchia amministrazione si era dotata di un capo di gabinetto, si era dotata di un direttore generale e di un vice direttore generale. Il direttore generale da solo, con oneri annessi, la spesa è pari a circa 300.000 euro. E quindi io chiedo veramente alla maggioranza, vogliamo onerare i cittadini che pagano con le loro tasse, i loro contributi, ulteriormente per questa spesa? Lo chiedo perché l'amministrazione nuova ha vinto sull'onda emotiva del cambiamento, e penso che sarebbe un bel segnale restringere sì la macchina organizzativa comunale, come è stato detto e come si vuol fare con questa delibera, ma partire col piede giusto e tagliare la testa subito la figura del direttore generale e riorganizzare, dando maggior responsabilità, come si scrive qui, ma di fatto non lo si vuole fare, dando maggior responsabilità ai dirigenti che rimangono. Questo è un segnale forte, e noi lo proponiamo con questo emendamento.